Buonasera a tutti. Grazie di essere qui per questa serata straordinaria di scienza e di divertimento. Io sarò il vostro conduttore, mi chiamo Stefano Sandrelli, sono responsabile dell'attività di didattica dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e prima di ogni altra cosa vorrei invitare qui sul palco Federico Ferrini, direttore del CTA Observatory, che è il nostro ospite, padrone di casa in un certo senso. E insieme a lui Antonino Rotolo, prorettore alla ricerca dell'Università di Bologna. Un microfono per i nostri ospiti, per un saluto brevissimo. Grazie mille. Federico. Gentili signori e gentili signori, cari ragazzi, grazie mille di essere intervenuti così numerosi a questa serata di divulgazione scientifica che spero sia di vostro gradimento, lo giudicherete alla fine. Come vedete qui questa scritta, questa settimana a Bologna, in questo teatro, c'è il primo simposio della scienza che sarà fatta con il Cherenkov Telescope Array. Il Telescope Array è un osservatorio gigantesco, il più grande complesso di telescopi mai costruito fino ad oggi. Come scoprirete più avanti, sono veramente molto numerosi e saranno messi in due posizioni sulla Terra, abbastanza particolari, con lo scopo di analizzare i segnali luminosi che arrivano dall'universo nelle energie più grandi che le strutture astronomiche possono inviarci. Quindi è un progetto estremamente ambizioso. Il simposio si svolge a Bologna perché a Bologna c'è la direzione di questo progetto globale che coinvolge 1500 scienziati in tutto il mondo. Da qui dirigiamo la costruzione e dirigeremo le operazioni per i prossimi decenni. Quindi, diciamo, è un privilegio essere ospitati da Bologna, dalla regione Emilia-Romagna, e credo che sia anche un'opportunità per la cittadinanza, e anche per questo a noi fa molto piacere organizzare questa serata e nel futuro, chissà, forse altre in cui vi racconteremo un po' le scoperte fatte. Al simposio partecipano delle personalità eccezionali della scienza che hanno fatto la storia dell'astronomia e che la fanno. E tre di loro sono prestati molto generosamente a spiegarvi stasera quali sono le prospettive e i risultati dell'astronomia più recente e qual è il futuro della nuova astronomia. La cosa che sempre mi ha colpito è che l'astronomia è la scienza più antica, questo lo dico in particolare per i ragazzi. Però, come vedete, è la scienza più effervescente e più incredibile che ci sia perché ci dà delle sorprese e delle scoperte veramente straordinarie. Con questo concludo, vi auguro una buona serata, spero che ne riuscirete arricchiti da questa serata e soprattutto anche divertiti. Buona serata e arrivederci. Grazie di nuovo. Grazie a te, Federico. Antonino Rotolo. Un saluto anche da parte mia, da parte dell'Università di Bologna, dall'Alma Mater, che è un po' la mamma qui a Bologna, appunto anche lo dice il nome stesso. Devo dire che sono molto contento di essere, di far parte, di aprire, di salutarvi tutti e di partecipare a questa bellissima serata. Un grande filosofo dell'inizio dell'Ottocento diceva che non è un caso che la filosofia e il pensiero siano nati in Grecia, perché la Grecia si affacciava sull'infinità del mare. E oggi l'infinità non è più il mare, oggi l'infinità è l'universo. Quindi, devo dire, è estremamente affascinante questa prospettiva che oggi sentiremo. Un secondo aspetto che mi colpisce molto è il fatto che questo tipo di ricerca coinvolga così tanti ricercatori, tante ricercatrici. La ricerca non è un'attività individuale, la ricerca è un'attività di insieme, è lavorare insieme ed è questo che rende la ricerca estremamente affascinante e sfidante. L'ultimo aspetto è il fatto, e ringrazio CTA per aver organizzato questa serata qui, è il fatto che questa serata è aperta alla cittadinanza, è un modo per comunicare la scienza e ce n'è davvero tanto bisogno di comunicazione scientifica e di dare forza e autorevolezza sempre più alla ricerca scientifica, soprattutto oggi. Quindi sono molto contento che ci siano tanti ragazzi presenti in platea, davvero un gran bel segnale e noi siamo molto contenti per questo. Quindi godetevi la serata e buona serata a tutti. Grazie mille.
Ringrazio Federico Ferriri, Antonino Rotolo. Aggiungo soltanto che oltre all'importanza di comunicare la scienza, i suoi metodi, i suoi strumenti, è importante anche un'altra cosa. Questo è un esempio di grande collaborazione, di capacità di esseri umani di collaborare costruttivamente uno con l'altro, e credo che di questi tempi ce ne sia un grandissimo bisogno. Detto ciò, me ne vado piano piano e vi lascio con qualcuno più importante di me.